Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio De Fausti, eh, lavoro in Istat e mi occupo di machine learning e big data e come possono essere applicati alla statistica ufficiale. Oggi vi parlerò di modelli Word Embeddings, modellare il significato delle parole attraverso il linguaggio naturale. E faremo, ci sono predisposti dei computer perché faremo anche un piccolo laboratorio dove testeremo questi modelli e li potremo esplorare attraverso un'applicazione che abbiamo sviluppato nel nostro servizio che vi faremo vedere. Allora, innanzitutto ringrazio eh, i miei amici e colleghi. Eh, che mi hanno aiutato a sviluppare il modello e l'applicazione web. Eh, per quanto riguarda la parte modellistica, Diego Zardetto, Massimo De Cubellis. Per quanto riguarda la parte dell'applicazione web, Francesco Amato, Mauro Bruno e Paolo Pizzo. Allora, eh, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di modelli Word embedding. Eh, siamo in un contesto di intelligenza artificiale in particolar modo di eh, natural language processing, ovvero pro, eh, processamento e analisi del linguaggio naturale, linguaggio naturale che può essere sia scritto che parlato, in particolare Word embedding eh, sono modelli per il linguaggio scritto testuale. Eh, si, si parla di big data perché sono modelli che sono alimentati da enormi quantità di dati, per l'appunto i big data. E sono proprio i dati che costruiscono il modello, si parla di data driven, il modello si adatta ai dati e crea, viene creato proprio dai dati, questo, questo paradigma si dice data driven e sta all'interno del paradigma del machine learning, ovvero le macchine che imparano. Perché stiamo facendo questa cosa? Eurostat sta incoraggiando già dal 2014 la sperimentazione di nuove tecniche con l'uso dei big data e in particolar modo eh, eh, i word embedding sono una delle ultime tecniche eh, più recenti per la linguistica computazionale. Allora, cosa sono i word embedding? Eh, I word embedding sono dei, dei modelli che costruiscono un dizionario di parole dove ogni parola mappata in un vettore. Quindi a ogni parola corrisponde un vettore in uno spazio n dimensionale, anche con dimensioni molto grandi, 100-200 dimensioni. L'ipotesi che sta eh, di fondo a, a, questo, a questo modello è quella eh, che si dice è eh, l'ipotesi della semantica distribuzionale, ovvero che eh, parole simili compaiono in contesti simili. Ad esempio, il gatto miagola, il gattino miagola. Gatto e gattino eh, eh, sono eh, concetti che noi semanticamente gli, gli accostiamo perché compaiono nello stesso eh, contesto della parola miagolare. Eh, in particolare eh, eh, esistono molti modelli che realizzano questo, eh, questo paradigma. Noi abbiamo eh, sperimentato eh, due modelli che si chiamano World2Vec del 2013 e GloVe del 2014. Eh, ripeto il fatto che eh, World2Vec è un modello data driven e, e quindi è, è costruito partendo dai dati, è esclusivamente partendo dai dati. In, questa, in questo schema eh, abbiamo eh, rappresentato il modello Word2Vec che realizza una rete neurale, viene alimentato da un corpus enorme di dati testuali. L'algoritmo, dopo una fase di apprendimento in cui eh, cattura queste correlazioni tra parole e contesto, alla fine di de, una fase abbastanza lunga che è l'apprendimento, eh, tira fuori come output proprio il modello word embedding, ovvero un dizionario in cui ogni parola è associata a un vettore, allora ora che ci si fa con questi, con questi modelli? Eh, si analizzano che proprietà hanno e le proprietà sono molto interessanti. Una di queste è il fatto che eh, parole che sono vicine da un punto di vista semantico o sintattico. Vengono rappresentati da vettori in questo spazio che sono tra di loro paralleli. Più sono vicine semanticamente, più sono paralleli. E una misura del parallelismo negli spazi vettorali è la distanza coseno: si chiama distanza, però dobbiamo stare attenti perché, eh, maggiore è la distanza coseno, più i vettori sono paralleli e più le parole sono simili. Quindi eh, stiamo attenti a, a questa terminologia. Tante volte parlerò anche di affinità. Più sono affine due parole, più la distanza coseno è alta. E sotto possiamo vedere eh, un'altra proprietà molto interessante di questi modelli, che, eh, che è rappresentata da questo. Allora, nello schema abbiamo sotto delle parole eh, che rappresentano eh, delle, delle città, delle capitali. Sopra, a sinistra, abbiamo eh, delle nazioni. Vediamo che il corretto vettore che collega. La, la capitale con la nazione, il, eh, il, 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 tutti i vettori che collegano la capitale alla nazione sono vettori eh, tra di loro tutti paralleli. Questo ne, in uno spazio vettorale rappresenta lo stesso vettore. I vettori paralleli sono tutti quanti equivalenti, equipollenti. Questo vettore. Quindi in questi modelli addestrati rappresenta semanticamente qualcosa. In questo contesto rappresenta proprio il collegamento tra capitale e nazione. E uno dice: si può fare qualcosa con, con questa relazione? In realtà, sì, una cosa molto interessante, che è, il, ad esempio, il completamento dell'analogia. Che cos'è il completamento di un'analogia? Ad esempio, se io dico eh, Parigi sta a Francia, come Roma sta, Italia. Bravo! Abbiamo tutti studiato geografia da piccoli e sappiamo che è Italia. Allora, vediamo se il come fa il modello a realizzare questa cosa. Allora, abbiamo un modello addestrato, ha creato questo spazio di relazioni eh, che se funziona bene, eh, vedremo che, eh, come fa a realizzare questa, eh, a completare questa analogia. E fa semplicemente in questa maniera, eh, dalle prime eh, due parole... Eh, che gli si propongono nell'analogia Francia Italia, costruisce il vettore differenza. Che è il vettore che fa traslare eh, il concetto di capitale in azione, come abbiamo visto prima. Ora che si fa? Francia eh, Parigi, che cosa ho detto? Ah, ok, sì, Francia, Francia Parigi si utilizza questo vettore, lo si applica questa volta a Roma per trovare come risultante un nuovo vettore. Questo nuovo vettore nello spazio sarà un vettore che non, non necessariamente corrisponde esattamente a una parola dello spazio embedding, però avrà, avrà attorno tanti vettori che corrispondono a parole dello spazio embedding. Allora ci si chiede qual è la parola o quali sono le parole più vicine a questo nuovo vettore? E le si listano, eh, lo si può fare con un algoritmo semplice, questo, e vediamo che eh, il, il modello restituisce una lista di parole. E la prima parola, quella più vicina, è quella che, eh, che completa l'analogia esattamente. Questa secondo me è una. È una è una proprietà molto interessante e molto affascinante perché uno pensa che per fare questi, eh, questi compiti serva una conoscenza, un'intelligenza e vediamo che questi algoritmi riescono a completare questa cosa. Quindi eh, secondo noi è una cosa notevole. Chiaramente non abbiamo risolto tutto il problema del natural language processing. Questi modelli hanno dei limiti che sono dovuti al fatto che parole poco frequenti nel corpus vengono... Ehm, rappresentate in maniera errata, e tanto più eh, il, il corpus è di grandi dimensioni e di buona qualità, tanto meglio il modello funziona. E, allora, cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo addestrato un modello word embedding, in particolare word2vec, con eh, 140 milioni di Twitter che abbiamo raccolto in Istat dal periodo di febbraio 2016 al periodo giugno 2018 e, e poi abbiamo, eh, per testare i nostri, il nostro modello abbiamo fornito un benchmark, una serie di analogie di cui conosciamo la risposta e divise in diverse, eh, per diverse aree eh, di tipologie e abbiamo visto come si comportava il modello vediamo che il modello oscilla a basse percentuali come può essere le reazioni di eh, eh, di partito politico eh, di, 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 di partito e del politico rappresentante, abbiamo sottoposto il modello a questo tipo di analogie. Fino a un, un, una grande accuratezza, come possiamo vedere, per capitale e nazione e infinito gerundio come relazioni. Allora, fino adesso abbiamo. Prego. Ah, certo. Allora, eh, in realtà eh, noi ci potremmo stupire che eh, magari il modello ha eh, in certi casi delle basse accuratezze, ma noi dobbiamo stare attenti a una cosa: il fatto che eh, ehm, questo, questo test è un test d'accuratezza sul top 1, ovvero sul. Primo vettore più vicino, eh, la prima parola più vicina che realizza l'analogia. La, la, quindi in realtà ci dobbiamo stupire del contrario, ovvero ci dobbiamo stupire del fatto che realizza l'analogia la, la, e la completa. Ok, e, allora fino ad adesso abbiamo visto quindi cosa sono i modelli word embedding, come si addestrano. E che ci sono queste, queste proprietà, ovvero parole vicine, sono vettori affini e quindi paralleli e poi possono soddisfare le analogie, possono completare le analogie. Queste proprietà poi le andremo a vedere per chi vuole eh, nel programma che abbiamo fatto, nel, nella web application. Un altro, eh, un altro task che ci siamo, ci siamo posti è questo, ovvero quello di poter eh, visualizzare questi spazi word embedding intorno a alcune aree semantiche di nostro interesse. Eh, però c'è un problema, questi spazi sono a n dimensioni, sono dimensioni molto grandi e quindi la visualizzazione eh, non, non è possibile, e poi sono spazi con tantissime parole. Qui la nostra soluzione che abbiamo ideato è quella di adottare eh, una rappresentazione a grafi. Perché? Perché i grafi una eh, eh, permettono una rappresentazione a due dimensioni e ra rappresentano relazioni tra entità. Allora, ah, che cos'è un grafo? È molto intuitivo. I nodi in un grafo rappresentano l'entità e gli age, i collegamenti, rappresentano le relazioni. I collegamenti possono essere di diretti o non direzionati. Un grafo fatto con i word embedding come è fatto invece? Le parole sono i nodi, quindi l'entità, e la relazione di distanza eh, rappresenta i collegamenti. Allora, come si può costruire un grafo base da, partendo da un modello word embedding? Eh, si può prendere un parametro che chiamiamo width, ovvero ampiezza, e lo si esplora, eh, il modello, intorno a una parola che chiamiamo parola seme. Allora, si fa come abbiamo visto prima, si prende una parola, ad esempio qui ho messo Obama, e si chiede quali sono le parole più vicine alla parola Obama. E questo, il modello, come abbiamo visto, eh, tira fuori una serie di parole eh, affini. Allora ci si chiede le prime W parole più vicine. Ad esempio, in questo esempio abbiamo costruito un grafo con, con una width uguale a 6 e quindi eh, qui eh, costruiamo il grafo con le prime 6 parole, le top 6 di questa, eh, di questa lista. Ed ecco qui il grafo come viene, viene formato. Allora, partendo da questo grafo elementare, si possono fare grafi più complessi. Ad esempio. Eh, possiamo iterare questo processo, ovvero io parto da un, una parola seme o più parole semi, poi spiegherò perché si possono fare più parole semi. Eh, mi, mi, mi trovo le prime tre parole più vicine e poi reitero questo, questo procedimento, quindi dalle nuove parole ne trovo altre tre e posso iterare questo procedimento per n volte, quindi abbiamo due parametri che caratterizzano la formazione del grafo, la wid e l'iteration. Un'altra maniera di formare. E, e, allora, qual è un difetto di, questa, eh, eh, di questo eh, modello? chiamiamo difetto, un, una proprietà. Ovvero, quella che andando avanti con le l'iterazione, l'area semantica iniziale si va un po' a perdere. Perché io inizio a parlare di Obama, poi Obama mi, mi porta a una parola che è America, America mi porta a una parola che è eh, Sud America, Sud America mi porta a Nicaragua, e quindi io mi allontano mano a mano dal, dall'area semantica iniziale per tenere più la semantica iniziale eh, collegata alle parole, allora si possono utilizzare eh, altre tecniche per costruire il grafo, come ad esempio questa linear. Si parte da parole seme, si trovano le prime, in questo caso due parole più vicine, e poi si crea quello che, che, che si chiama nodo virtuale, ovvero un nuovo vettore, questa volta un vettore non è una parola, che è formato dalla somma vettoriale delle parole subito precedente allo step precedente. Questo è un nuovo vettore e ci si chiede quali sono le parole più vicine a questo nuovo vettore. E così si itera il procedimento in questa maniera. Allora, qual è il vantaggio di questo procedimento? È che facendo eh, riferimento a quello che c'era prima, si, ha più, eh, si vincola più il modello a esplorare qualcosa nel, che è vincolato all'area semantica iniziale. E analogamente ci sta un'altra maniera che abbiamo chiamato oriented geometric che eh, esplora sempre nuovi nodi, però questa volta andando a sommare i nodi precedenti fino ad arrivare al nodo radice. E quindi questa diciamo che è la presentazione eh, teorica di base del, di che cos'è il world embedding. Adesso noi abbiamo fatto un'applicazione che eh, potete andare a chi vuole, può andare eh, a esplorare, a, a navigare, e... Ecco, che fa vedere queste tre funzionalità che vi abbiamo, che vi abbiamo raccontato, che vi ho raccontato. Ad esempio, eh, loggandovi all'applicazione eh, vi troverete davanti a questa pagina che eh, vi permette l'accesso alle tre funzionalità che sono i grafi che vi ho spiegato, le affinità e le analogie. Andiamo a vedere le affinità. Le affinità vi ricordo che eh, si vanno a indagare quelle parole nel modello che sono più affini, più simili al, alla parola data come seme. Ad esempio, qui se non vi vengono in mente parole ci sta un suggerimento. E, ad esempio, ISTAT. Qui si selezionano eh, con questo, eh, questo riquadro: si seleziona il numero di parole desiderate, si fa invia. E il modello restituisce tutte le parole che sono, secondo lui, secondo questo modello addestrato con i Twitter, quindi il linguaggio è quello dei, dei Twitter, è un linguaggio pure eh, ricco di, di tante cose. E, eh, il modello restituisce parole che sono Eurostat, calo, congiunturale, trimestrale, cala, calano, sono tutte parole eh, che emergono dai Twitter sottostanti. Eh, vi voglio far vedere eh, che questo stesso risultato lo si può vedere analogamente se abbiamo capito come funzionano i grafi, facendo un grafo uguale come wid uguale a 6, abbiamo detto geometric, e in questa maniera dovremmo trovare le prime sei parole che abbiamo visto per quanto riguarda l'affinità. E sono proprio queste. Se io faccio adesso un'altra iterazione, 2... Mi, mi trovo altre parole. Chiaramente non sono sempre nuove parole, alcune parole ricorrono con le parole precedenti e quindi il grafo non è necessariamente eh, non ricorsivo. Anzi, qui troviamo delle parole che ricorrono in se stesse. Questo è interessante perché, più una parola ricorre, più emerge magari la sua importanza. E il colore. Sì. Il colore di una, di una parola, eh, tanto è più verde, quanti più nodi puntano a quella parola e tanto più sono importanti questi nodi. L'algoritmo che è, è pensato in questa maniera si chiama PageRank. Allora, quindi abbiamo visto le affinità, abbiamo visto i grafi, adesso vediamo le analogie. Qui ci, il, eh, il software ci propone delle analogie, ad esempio... 2 eh, eh, sta a 200 come 3 sta tutti laureati in matematica <ride> e il top 1 è proprio 300 e secondo me è, è, è notevole come cosa e qui ne abbiamo eh, messe diverse di analogie eh, pantaloni sta uomo come gonna sta donna <ride> eh, Parigi sta Francia come <ride> questo <ride> <ride> e invece Parigi sta a Francia come Berlino sta a Germania e qui potete compilare e scrivere voi l'analogia la, che, che preferite e per andare a vedere se riuscite a trovare delle analogie che il, il modello riesce a completare. Vediamo qualche altra cosa, ah, questa è più sportiva, di Francesco sta a Roma come Sarri sta al Napoli, e credo sia giusta. Caldo, caldo caldissimo, freddo, freddissimo, quindi cattura anche cose eh, sintattiche, e così via, ne, ne abbiamo messe tante, quindi potete testarne. Eh, eh, concludo eh, questa presentazione eh, dicendo un'ultima cosa prima... Eccoci qua. Eh. Allora, sempre con questi modelli word embedding su, su cui abbiamo fatto questo software, abbiamo fatto anche due casi studio. Un caso studio riguardava sempre tweet eh, e ci chiedevamo eh, come è possibile esplorare nuove parole eh, riferite a un, un, un certo tema. Queste parole che ci aiutassero poi a costruire un, uh, un filtro Twitter per indagare proprio questo tema. Ad esempio, noi l'abbiamo fatto per uh, l'Europa: ci chiedevamo cosa pensasse la gente eh, su Twitter del, del concetto di Europa, e dovevamo mettere delle parole filtro per Twitter. Che eh, potessero catturare tweet che parlassero di quell'argomento. E per guidarci in, questa, eh, in questo elenco di parole abbiamo utilizzato eh, questo, eh, questo modello a grafi. E qui, ad esempio, abbiamo trovato le parole eh, Germania, Europa, Bruxelles, tutte parole che, eh, mettendo su un filtro Twitter, ci, ci aiutano a catturare nuovi tweet. Eh, un, altro, un altro caso studio è quello di realizzare un classificatore di, di siti web per indagare se il sito web fa sì o no attività di e-commerce. Allora, per fare questo abbiamo sempre utilizzato i word embedding sia per fare un'attività di summarization, ma soprattutto, e la cosa eh, secondo me è, 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 è fondamentale questa, l'abbiamo utilizzato per fare una codifica delle parole. Ovvero, eh, utilizzando un word embedding per codificare le parole eh, da dare poi a un classificatore sempre machine learning, quindi sempre un'intelligenza artificiale, però codificandoli con questo modello, il, il classificatore ne be beneficia moltissimo perché il modello è, è, riesce a generalizzare anche parole che in fase di addestramento del nostro modello machine learning magari non sono mai comparse e quindi eh, oggi questa è una delle tecniche nel machine learning per, eh, per l'analisi testuale più utilizzate per, eh, per codificare le parole, per l'appunto il word embedding. E io avrei finito, ringrazio, ringrazio a tutti quanti e adesso chi vuole... Adesso abbiamo messo 12 computer, no, non fate che ve ne andate perché. <ride> allora, per accedere, se vi chiede la password e l'utenza, dovete mettere w e come word embedding, chiocciola istat.it come user e come password istat. Ma dovrebbe essere già loggato. A quanto sto? Lasciò sta capito? Sì. Ah, sì. Ciao. Ciao, come vedi? Ciao. Oppure faccio provare sul sito del Twitter. Lo dobbiamo invece. Guarda, parla con il <ride> Allora, questa è un'attività che abbiamo fatto con una sperimentazione completa. È già stata utilizzata nei due cristalli che ha detto È previsto che il modello allenato sul kit venga fino o poi rilasciato e pubblicato sul sito web. -histatico

hai che bello allora io non, ho, non, vede, io non ho, però se tu vai sito della conferenza del, Diego eh, un po' sì la puoi chiudere la, la registrazione la registrazione puoi chiuderla del trono di spade, lo vedi? Io no. però lui è un esperto ha cercato la parola Lannister che è un personaggio della